nuestra generación, cuando sea la adulta, por aquellos valores en los que fuimos educados, cambiará mucho, cambiará el panorama político y cambiará la manera en la que creemos que debemos vivir. Pensi che il mondo sia raccontato dalla prospettiva dei giovani? Io penso di no. Penso che siano la nostra speranza, ma nessuno vuole scommettere su di loro. Ecco perché ho creato un canale YouTube dedicato solamente ad interviste di ventenni. I think that hate just stirs up more hate. When you teach hate to your children, they're going to learn to hate others. Stare senza lavoro è una cosa brutta. Ti fa sentire insicuro. Non è facile andare avanti, perché ho bisogno di essere indipendente per farlo nella maniera più onesta possibile. Io voglio raccontare speranze, pensieri, punti di vista, emozioni. Voglio raccogliere storie da una generazione che può sorprenderti in ogni momento. Io credo che tutti noi abbiamo bisogno di sentire queste storie. La libertà appartiene alle nuove generazioni. E raccogliendo questi racconti da tutto il mondo, ho scoperto di nuovo quanto difficile e meraviglioso è avere 20 anni. Per via del mondo di oggi. A dispetto del mondo di oggi. Y en Cuba es el futuro no, el futuro es tan incierto que no existe. Entonces la gente vive al día a día. Se non correvo inconsciamente dentro alla metro che stava partendo, mi sarei ritrovata nella metro che esplodeva. Molti ragazzi hanno cominciato ad aiutarmi oltre che a condividere le proprie storie. Per portare avanti il canale abbiamo bisogno di ogni tipo di supporto. Abbiamo bisogno di comprare attrezzature, di girare più contenuti, di sviluppare soluzioni per aumentare il nostro pubblico. Ma non abbiamo bisogno solamente di soldi. Abbiamo bisogno anche di costruire una forte community. Abbiamo bisogno che ci vengano proposte storie. Abbiamo bisogno di traduzioni. Abbiamo bisogno di persone che condividano e ci sostengano su YouTube e sui social network. Trovo che sia la mancanza di conoscenza dell'estraneo che crea paura e quindi la conoscenza è l'unica cura. Si tengo miedo a algo es que los demás tengan miedo. No quiero que la gente tenga miedo, porque cuando la gente tiene miedo se para todo y no se hace nada, no se avanza, se va para atrás. Dietro tutte queste facce ci sono molte storie da raccontare e molte altre storie sono dietro molte altre facce. Quindi cosa stai aspettando? Aiutaci a raccontare il mondo dal punto di vista dei ragazzi di 20 anni. Le storie di chi ha il coraggio e l'energia per cambiare il mondo, ma gli è stato sempre detto di essere troppo giovane per decidere. Take a walk on the young side.